Buongiorno! Allora, in teoria sto registrando alle 4 del pomeriggio, perché la mattina io lavoro, cioè in settimana, e allora il pomeriggio, quando riesco, che non sono stanca così, ovviamente prendo il telefono e registro. Giovedì non ho pubblicato niente. Perché ho detto, ho fatto già due video che duravano di più, perché si vede male. Boh, comunque, ho fatto due video un po' lunghi in queste settimane. Allora ho deciso quasi quasi giovedì e sabato non pubblico niente, perché di solito i miei orari del canale sono martedì, giovedì e sabato, sempre 2:15 oppure alle 8. E allora ho deciso così, perché l'ultimo video che ho pubblicato del robot, dove vi ho fatto vedere come si usa e come si cucina, diciamo che all'inizio, dopo un'ora che ho pubblicato il video, saranno state 5 persone che hanno visto il video e ci sono un po' rimasta male perché ho detto, cavolo, l'impegno, il tempo, tutte queste cose. Cioè, ti vanno via, li perdi, no? Ma a parte che io lo faccio perché mi diverte a fare i video, registrarli, montarli, per cui chi mi segue da un bel po' di anni sa perché sono ancora qua sul canale, se no non ero qua sul canale. Io di solito non guardo le visualizzazioni dei video, cioè in senso che non sono come gli altri che guardano le visualizzazioni e dicono, ah, questo video è... Cioè, li guardo solo se il video è piaciuto molto. Ad esempio, il video dei prodotti finiti, da quello che vedo, le visualizzazioni sono alte. Per cui ogni tanto lo registro e faccio vedere i prodotti già utilizzati, già usati. Comunque, vediamo se vi appoggio qua, forse si vede meglio. Più o meno. Giro il computer, faccio prima così, vi appoggio al computer. Ok, perché dopo un po' fa male la mano, cioè il braccio, a tenere il cellulare, che è una cosa assurda. Comunque niente, sono le 4, io sono a casa da sola. Per il momento, dato che ho cambiato lavoro, sto per il momento lavorando alla mattina, poi non so se lavorerò al pomeriggio, comunque se per caso lavorerò al pomeriggio, giustamente registrerò solo o alla sera in settimana, se riesco la mattina, se no sabato e domenica. Allora, questo è un vlog un po' diverso, un po' prima di tutto però volevo dirvi che dato che non ho una postazione dove posso parlare con voi o registrare i video per mostrarvi lo shopping o qualcos'altro come facevo prima, non ho una postazione perché la cameretta è in fase, diciamo, di cioè mancano i mobili, manca praticamente tutto, per cui ci sono, lo sto usando per il momento come cantina, cioè ci sono tutti gli scatoloni perché non abbiamo un armadio. E non avendo un armadio nella camera, ovviamente ho ancora tutti gli scatoloni dei vestiti, le cose tutte quelle che avevo in poche parole nella mia cameretta. Allora, prima di tutto vi lascio la clip in questo vlog dove vi mostro la mia cameretta che non l'ho fatta vedere per privacy perché c'erano ovviamente tutte le mie cose e allora non l'ho fatta vedere, però ho registrato una mini clip dove vi ho fatto vedere la mia cameretta, che è la Massarda, dove adesso abitano i miei, in poche parole. E vi ho fatto la clip che adesso ve la metto. E niente, per cui in queste settimane, credo che fino a febbraio, non so per quanto, vi farò i vlog, sia i vlog che i video di Gratta e Vinci. Poi se mi vengono in mente altri video da fare, che ne ho tanti, però serve una postazione carina, bella, in cui io posiziono il telefono e vi mostro ne so, i prodotti, qualcosa del genere.
Per cui, dato che ancora sono un po' incasinata con la casa, riesco solo a registrare i vlog, anche per il semplice fatto per il lavoro, perché non ho un orario come si deve e so a che ora finisco, a che ora inizio, per farvi capire. Per cui, niente. Già che ci sono, in questo video vi mostro, anzi vi presento i miei conigli. Per chi è nuovo e si è appena iscritto sul mio canale, volevo mostrarvi i miei conigli. Ovviamente ho già fatto la clip dove vi dico come si chiamano. E più o meno vi faccio vedere adesso dove sono, perché poi quando prima di quest'estate farò il giardino nuovo, cambierò la rete e poi monterò le nuove ville. Io le chiamo ville perché ho preso delle cioè gabbie, delle case in legno enormi per loro, perché ogni casa, diciamo, c'è dentro loro, perché non è che metto due conigli insieme. Poi dipende, se la casa è enorme, ovviamente metto due conigli. Non le ho ancora viste, ma so che sono enormi, perché le ho prese enormi per il giardino, così loro possono essere liberi, possono stare a giocare, eccetera. E niente, ve li presento per i nuovi iscritti, per chi non sa come si chiamano, eccetera, ve li presento. Poi, se siete interessati, che volete che io vi faccia un video. Ma di sicuro lo faccio lo stesso perché molti me l'hanno scritto nei video vecchi. Vi racconto le loro storie, più o meno dove li ho presi, eccetera. E se volete, vi racconto un po' anche sui conigli perché più o meno inizio a, non dico che sono esperta, però più o meno so cosa vuol dire curare un coniglio, per cui se siete interessati a questo genere di video, se siete interessati anche alla loro storia dei miei conigli, fatemelo sapere qui sotto che vi farò un video a parte dedicato solo a loro. Poi se avete delle domande sui conigli, che non so, su tutto, sul mangiare, eccetera, scrivetemelo qui sotto perché tanto io lo so perché ho, diciamo, tra virgolette studiato, per modo di dire, ma il coniglio, non quello che dicono le persone o il veterinario, eccetera, perché vabbè, su questa cosa poi ne riparliamo in un altro video. Comunque ho studiato proprio io proprio il coniglio, perché so come curarlo, so come tenerlo bene curato, senza malattie, senza niente. Hanno il pelo perfetto, eccetera. Non hanno mai avuto niente da quando ce li ho. Sono ormai tanti anni che ce li ho, cioè almeno i due genitori, sì, i due piccolini che sono figli, diciamo che è da poco, ma poco per modo di dire, perché ormai sono passati tanti anni da quando ho i conigli. E sapendo quanti anni ha adesso, anzi quanti anni farò Fiocco, quest'anno ci sono veramente rimasta male, ho detto, è passato così tanto tempo, cioè mi sono rimasta proprio male perché poi stavo anche calcolando, valutando con le foto e video, andavo, cioè guardavo e dico, ma è passato davvero così tanto, tanto tempo? Cioè, non ho. Boh, comunque, niente. Adesso mi metto la clip della cameretta. Anzi, prima mi metto la clip dei conigli già registrata, tipo adesso. E poi vi metto quella della cameretta. Così almeno la sapete. Intanto che voi avete visto queste due clip, io mi vado a fare il frappuccino. Infatti, cioè, venite con me così ve lo faccio vedere come si fa. E se ho da fare qualcosa, vi faccio vedere. Se no, ci vediamo mano a mano nelle clip, perché ancora devo capire cosa fare
farvi vedere senza appunto spoilerarvi la casa o vabbè, un po' l'avete vista, per cui mi avete fatto anche complimenti. Sì, la casa è grande, perché ho letto un commento: la casa è grandissima. Sì, è molto grande la casa, anche il giardino è grande, c'è anche la cantina, ha un posto auto e il balcone è grande, eccetera. Però poi in teoria l'avete già vista, vuota. Piano piano, quando finirò di comprare i mobili, magari vi farò un tour completo, anche perché adesso è praticamente vuota, non è che ci sono chissà cosa. Le uniche cose che ci sono quelle che avevo nella mia vecchia cameretta. Va bene, intanto che voi guardate il clip, andiamo a fare il frappuccino insieme. Questa è la gabbia per il momento, un po' spaziosa, dove lei può muoversi. Lei è Sofia, per i nuovi iscritti. È la mamma praticamente dei due piccolini, per modo di dire, perché ormai sono diventati grandi. Lei è molto coccolona, gli piace che la carezzi, che gli fai care, specialmente qua dietro le orecchie, gli piace. Allora, in teoria io faccio così e lei piace, e così sa che sono io. Ogni volta gli faccio il massaggino dietro le orecchie, così. Così lei dopo chiude gli occhi perché gli piace. Vedi gli occhi chiusi? E gli piace. Così sa che sono io. E per farla stare calma, io faccio fare così. Così capisce. Adesso gli ho pulito, ma di solito glielo pulisco quasi sempre. E di solito quelli non li uso, li uso quegli altri che sono più comodi, fieno e palette che ce l'hanno sempre. E lei è la mamma. Il momento hanno queste gabbie aperte, che sono momentaneamente per loro, perché il giardino non è pronto. Dove vai? Bra. Invece lei è quella che fa casino. Io gli ho messo a posto anche lei, ma giustamente adesso fa le uova. Quando si mettono così, mi fa pensare alla gallina. E allora ogni volta che si mette così la chiamo tipo gallina, ma non solo lei, anche gli altri. Quando si mettono così sta facendo le uova, dico sempre. Ed è una gallina. E niente, questo è il suo spazio, perché giustamente il giardino non è enorme, non è che posso contattare tutti, per cui ogni tanto. E lei è la piccolina,
piccolino per modo di dire, è la figlia praticamente della mamma, e lei è Bea, si chiama Bea. Lei è bianca, con metà bianca e metà marrone, però lei è un marrone più scuro, infatti è bianca e marrone scuro. Invece la mamma, che è lì, è marrone chiaro e bianca, infatti ha preso un po' dalla mamma. Però è stronzetta, perché appena ti avvicini con la mano, adesso è impegnata, però se tu ti avvicini gli rompi un po' le scatoline, ogni tanto glielo faccio, non sempre, lei si arrabbia, vero? Oh. Ogni tanto si arrabbia, e così ogni tanto lo fa, però non sempre. Però è cattiva ogni tanto, quando vuole. Ovviamente lui è il più bello di tutti, lui è il primo che ho preso. Lui è tutto grigio e bianco, e il suo pelo è bellissimo perché ha quei ciuffetti lì che gli sparano, cioè non lo so io. E niente, anche lui l'ho pulito, c'è il suo fieno. Per il momento c'ho quelli lì per il come si chiama, per fargli fare la pipì, la cacca. Però lui è molto bravo perché non sporca, fa la pipì lì, la cacca lì. Vabbè, ogni tanto la fa anche in giro, ma dipende. Però è bravissimo. Ovviamente lui è fiocco e quest'anno fa 9 anni. Comunque per il momento ha questa gabbia aperta, ma quando si metterà a posto il giardino, prima di quest'estate, avrà la sua casa bella grande in legno, dove può andare in giardino, e spero che può correre, ovviamente controllandoli, perché non si sa mai. Comunque lui è fiocchetto. E per finire c'è il maschiettino, che è sempre il figlio di Fiocco e Sofia. Lui è Miki. Vieni. Tu, guarda. Vieni qua. Dai, vieni. Vieni. Prima vieni, adesso non vieni più. No? Lo vuoi? Dai, vieni un attimo. Vieni. Non vuole. Allora, lui è praticamente il fratello di Bea, perché è quello sempre alla cucciolata quando lo fatti accoppiare Sofia e Fiocco. Lui è tutto nero con una zampetta bianca, anche lui c'ha i ciuffetti su in testa ed è bellissimo, infatti l'ho tenuto e l'ho scelto. Anche lui ha la gabbia grande, sempre io ho messo il coso, questa la devo cambiare perché è rotta, e per il momento lascio quello perché tanto poi appunto anche lui avrà la sua casa bella grande, con il fieno che non deve mancare e il pallet, vero? Cattivo, vieni, dai, no, non vuole. Comunque lui è cresciuto un bel po' dall'ultima volta. Comunque Miki è il soprannome, ma in teoria si chiama Michele, ovviamente, però per non chiamarlo col nome lungo l'ho abbreviato Michele. Allora, all'inizio era Mickey Mouse, tipo Topolino, poi alla fine ho cambiato perché non mi piaceva e alla fine è rimasto Mickey, vero?
mondo che bimba. Guarda. Capito? Guarda, continuo. Ciao. Ciao. Allora, prima di tutto mi serve il ghiaccio, per cui uso la mia tazzina. Credo che basta. Sì, basta. Così ci abbiamo un ghiaccio. Poi ci metto il latte. Allora, non ce lo metto tanto perché sennò poi ci metto il latte. No, non ce lo metto tanto e poi alla fine, tac. Vabbè. Lasciamo perdere, perché dopo ci va la panna, per cui dopo fatto questa cosa serve ovviamente il caffè e io direi di prendere il caffè. Passiamo questo, ok, questo lo mettiamo sotto che però non ci sta, devo, vabbè, allora. Io direi, c'ho il caffè normale, il caffè macchiato, cappuccino no perché non va bene, neanche questo cappuccino. Sono indecisa tra quello normale e quello macchiato. No dai, mettiamo quello normale. Per cui prendo questo, facciamo così, intanto lo metto. Ok. Così. Per adesso ho questa macchinetta del caffè, ma poi ovviamente la compro nuova perché giustamente. Allora, metto due. Questa qua avrà più di 5 anni, anche di più. E niente, facciamo un caffèino, tanto è verde. Mettiamo un po' di caffè.
caldo. Ok, si ferma da sola. Per chi non sa questa macchinetta, poi facciamo così e lo butto nel suo coso. Intanto ci metto questo. Ok, allora ha il suo ovviamente cannocina che andrà qua, mischiato, però dato che devo metterci la panna, ovviamente tiriamo via il coperchio, perché poi va, allora ovviamente va mischiato prima di mettere la panna con la cannuccia. Adesso ci mettiamo la panna. Scusate per le tazzine. Un po' di panna, poca. Non esageriamo perché giustamente non va bene. Comunque, panna. Allora, in teoria il frappuccino, come lo chiamo io, è pronto. Se si vuole si può mettere anche tipo la salsa. Aspetta che vi faccio vedere. Allora, volevo prenderla ma è troppo lontana, cioè è troppo alto e non riesco a arrivarci. Per cui fa niente. Comunque mettiamo questo. E questo è il frappuccino. Ci si può mettere il caramello sopra oppure anche le scaglie di cioccolato, eccetera. Per adesso è così, poi diciamo che di solito deve essere un po' caldo, un po' freddo, perché ho messo il caffè caldo, ma col ghiaccio che già ovviamente si è raffreddato. Però vabbè, adesso proviamo ad assaggiarla. Intanto prendo lo yogurt. Allora, questo è il mio yogurt preferito, strabuono, ma proprio buonissimo. Ve lo consiglio perché è una bomba. Il lampone ancora di più. Io ho assaggiato lampone, fragola e pesca. Sono strabuone, ve le straconsiglio. Queste qua le trovate al Lidl. È di 1 chilo, sono mi sembra 4 euro. Credo, se non mi sbaglio, questa confezione grande ed è veramente, veramente buono. Cioè, io adesso me lo mangio perché non resisto. E con questo potete fare le torte, potete fare tutto. Questo quel lampone è strabuono. Comunque, lo yogurt alla greca. Se andate alla Lidl, che c'è solo alla Lidl, compratelo perché è strabuono. Intanto io mi faccio merenda per modo di dire. Sì, non è un po' tanto un po' miscuglio, ma oggi ho voglia di frappuccino, che ovviamente è su tipo di cappuccino, poche parole, e yogurt. Io mi peppo queste e noi ci vediamo dopo.